Prada 2018 ritorna alla prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Andiamo a scoprire la contrada di Istramare, dove i nostri provetti cuochi per un giorno ci prepareranno il loro piatto. Buongiorno a tutti, oggi siamo tutti qui insieme dalla contrada di Istramare. E oggi per l'evento 2018 Cuochi di Contrada vi prepareremo le pappardelle al ragù di cinghiale. I cuochi sono Loredana, Mario, Renzo e Anna. Possiamo andare nella nostra cucina. Allora, per preparare le pappardelle al ragù di cinghiale abbiamo messo qui gli ingredienti necessari. Allora, li abbiamo divisi per il ragù. Partiamo dal trito di carne di cinghiale, e che questo merita però un approfondimento. Un trito di carote, aglio, cipolla, sedano, poco pomodoro, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio, vino rosso. E poi passiamo alle spezie. Abbiamo chiodi di garofano e bacche di ginepro, salvia, rosmarino, alloro. Ok, la carne di cinghiale ha una lavorazione particolare, richiede una marinatura di 12 ore con vino rosso e tutte le spezie, quindi le carote, il sedano, la cipolla, l'aglio, l'alloro, tutte le spezie che abbiamo qui le mettiamo in marinatura con la carne 12 ore. Al momento della lavorazione la carne viene scolata dalla marinatura, viene tagliata fine a coltello a mano e questa preparazione avviene poco prima della cottura. Allora, qui abbiamo un trito di carota, sedano, cipolla e aglio, e qui abbiamo già la carne ridotta in trito che proviene da carne marinata 12 ore con il vino rosso e tutte le spezie. Allora, questi erano gli ingredienti per il ragù di cinghiale. Invece per le pappardelle abbiamo la semola di grano duro e le uova. La proporzione sarà un etto di semola e un uovo. Verrà lavorata sulla spianatoia, il sale grosso per salare l'acqua, e gli attrezzi del lavoro sono la macchina per tirare la pasta. Allora, su un tegame mettiamo un filo d'olio e facciamo appassire il nostro trito di carota, cipolla, aglio e sedano. Il trito viene fatto appassire. Viene aggiunta poi la carne e viene fatta saldare. Ok, quando sarà salda e viene sfumato, il tutto viene sfumato con un po' di vino rosso, è lo stesso vino che viene utilizzato per la marinatura. Si aspetta che evapori, si aggiunge l'alloro, il ginepro, il chiodo di garofano, la salsa di pomodoro, si aggiusta di sale e pepe. Questo è il brodo vegetale che viene aggiunto. La cottura durerà 4 ore almeno a fuoco lento e verrà coperto. Ecco, questa è la preparazione. 4 ore di cottura. A fine cottura togliamo l'alloro e se la bacca di ginepro e il chiodo di garofano. La carne tritata così grossolanamente consente dopo 4 ore di avere comunque la consistenza giusta. Aggiungiamo poi a fine cottura un po' di olio d'oliva. E questo è il ragù. Adesso passiamo alla lavorazione della semola sulla spianatoia. Viene messa la semola. La semola viene lavorata con le uova in rapporto di un etto di semola e un uovo.
Poco alla volta la farina viene amalgamata all'uovo e verrà lavorata a mano. La semola ha una consistenza che dona alla pasta quella rugosità che consente poi di assorbire meglio il sugo. L'impasto viene lavorato fino a ottenerlo morbido e compatto. È un lavoro di squadra, dai, ecco qui, c'è un passaggio del testimone. Allora, qui abbiamo la pasta già preparata, che viene un attimo spolverata di farina e poi passata nella macchina. I concorrenti di questo evento sono amici di Stramare, nel senso che abitano qui nel periodo estivo, si trasferiscono per le vacanze, però sono talmente affezionati a questo borgo che è entrato proprio nel cuore. Il borgo è un borgo piccolo, molto curato, ha una chiesetta bellissima, una fontana. Mario, di anche tu qualcosa di Stramare, dai. No, io dico semplicemente che chiaramente il borgo è qualcosa di molto semplice, perché di per sé sono quattro case, però si definisce così un'atmosfera di tranquillità, di serenità, che è inverosimile, nel mentre c'è qualcun altro invece che si diverte, ed è un artista chiaramente, ed è Renzo, è un artista di lungo corso, ha 5.500 opere al suo attivo e quindi ha pensato di omaggiare il borgo e la giornata con due sue opere del lontano 65 che comunque rappresentano la realtà del borgo. E tu Loredana cosa devi dire di questo paesino? Devo dire che sono 20 anni che sono qua e che ci sto bene e mi piace. Bene, la pasta è stata passata per la prima volta, adesso riduciamo. Mario, è mezzogiorno. Ah! Ecco, suona la campana. La campana di Stramare suona. Oh, ecco, adesso si passa alla riduzione, alla formazione della pappardella, giusto? L'acqua è stata fatta nel frattempo bollire, si aggiunge il sale. Adesso Renzo butta le pappardelle nell'acqua salata. Le pappardelle non si toccano, giusto Loredana? Se no si rompono. Ecco, adesso si possono mescolare, no? Allora, sul fondo della padella viene messo il ragù. Adesso la pasta viene scolata. Le pappardelle vanno spadellate, vanno fatte saltare con ancora un po' di ragù. Si prepara l'allestimento del piatto, si aggiunge il formaggio, una bella manciata di formaggio, di parmigiano. A questo punto il piatto è servito. Comunque andrebbe accompagnato con un buon bicchiere di vino rosso, no? Ecco, allora il piatto è servito e dalla Contrada di Stramare, per l'evento di Cuochi in Contrada 2018, abbiamo presentato le pappardelle al ragù di cinghiale e adesso buon appetito a tutti e arrivederci. E veniteci a trovare. Vota il piatto e la contrada che vuoi far arrivare in finale mettendo mi piace a questo video se lo stai guardando su Facebook o su YouTube, oppure entrando nel sondaggio online se lo stai guardando dai siti internet. La finale tra le borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 20 presso la 114esima Fiera Franca del Rosario di Segusino, in una serata show cooking dove i piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena.
Per partecipare alla serata e fare parte della giuria, inviare un messaggio WhatsApp, SMS o telefonare al 340 62 85 209. Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti.